Dopo la tragedia del neonato morto all'ospedale Pertini di Roma, il piccolo è deceduto poco dopo essere venuto al mondo soffocato dal peso della madre addormentatasi accanto a lui, ci si interroga, come non farlo, su quanto è accaduto. Si cerca anche di capire la dinamica di questa tristissima vicenda, ma noi dobbiamo anche, facendo comunicazione congrua in ambito anche sanitario, cercare di prendere occasione, spunto e pretesto per condividere alcune considerazioni sull'assistenza sanitaria in quell'ambito, ma anche sulle metodologie che si usano. Ebbene, allora abbiamo pensato in grande, siamo andati alla Società Italiana di Neonatologia, la quale ci dà la opportunità di intervistare il professor Nicola Laforgia. È direttore del programma formativo della SIN, è pediatra, neonatologo al Policlinico di Milano, è docente, professore di pediatria nella medesima Università Pugliese e sarà il nostro ospite, come sempre, subito dopo la sigla. Un saluto dunque al professor Laforgia, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Una piccola puntualizzazione perché lei ha detto Università di Milano, Università Pugliese. È Università vero che noi diciamo Pugliese. a Bari, se Milano, sì, se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari, ma sono a Bari. Se quello è stato un lapsus, niente di più. Università di Bari, ci mancherebbe altro. Giusto D'altra per. parte, con un nome come Nicola, dove vuole insegnare lei, professore? Senta, allora adesso parlando seriamente, un suo commento rispetto a quanto è accaduto e a quanto abbiamo presentato in anteprima. Che riflessione ha fatto sia come SIN, sia come docente e medico? Io prima di tutto farei una riflessione come padre, perché perdere un figlio per quella mamma, per quei genitori, è una tragedia e quindi la massima solidarietà da parte mia, ripeto, come padre e poi come neonatologo, come docente, perché è veramente una delle cose peggiori che possano capitare nella vita di una persona. La seconda riflessione che faccio è che non userei il termine bambino soffocato dalla propria mamma, perché anche questo potrebbe implicare una responsabilità che in questo momento non mi sentirei di dare, anche perché bisogna capire le dinamiche, quali siano state. Detto questo, io penso che quando nasce un bimbo, la cosa a cui noi neonatologi dobbiamo tendere insieme ai colleghi ginecologi ostetrici e alle ostetriche è fare di tutto per non separare questo bambino dalla mamma, perché questo, ne parleremo magari, ha degli effetti estremamente positivi per tutta una serie di implicazioni fisiologiche, però al contempo dobbiamo considerare questa puerpera, questa donna che ha appena partorito, un soggetto fragile quanto il suo neonato, un soggetto che ha bisogno di attenzioni e magari dobbiamo lavorare tutti insieme per creare una sorta di cuscinetto, una sorta di situazione dentro la quale la puerpera sia accolta, sia protetta e sia messa nelle migliori condizioni possibili. Allora, professor Laforgia, lei ha già in pratica inquadrato il tema che è largo, ma su due binari va composto. Quel tema che noi abbiamo sottotitolato, come ha visto, rooming in, sta a dire di una pratica che magari adesso con lei possiamo discutere. Poi c'è l'altro tema che è quello della sorveglianza e quindi eventualmente della carenza di personale che voi, come molti altri vostri colleghi, lamentate e stigmatizzate da tempo. Allora, da dove vuole che cominciamo il nostro ragionamento? Quella madre è crollata dal sonno dopo un travaglio. Due notti in bianco, ho letto, e quindi lì è successo quello che può accadere. Ecco, professor Laforgia, questo vorrei che lei ci aiutasse a far capire. Allora,
proprio rispetto a quello che lei dice, quello che può accadere, noi sappiamo che esistono delle condizioni, soprattutto nelle prime ore di vita del neonato, che possono renderlo suscettibile a quello che con un termine un po' complicato si chiama possibile collasso postnatale improvviso. Cioè il neonato è comunque un organismo in via di transizione da una certa situazione, che è quella della vita intrauterina, a quella fuori dall'utero materno, e quindi è un soggetto fragile, soprattutto nelle prime ore. In quelle ore, perciò, ritorno sul discorso soffocamento barra eventuale patologia, questo neonato può andare incontro, ovviamente per fortuna in una percentuale molto molto bassa di casi, ma che esistono, a questo collasso postnatale che noi dobbiamo cercare di prevenire. Come società noi ci stiamo impegnando da questo punto di vista. I miei colleghi più direttamente coinvolti stanno stabilendo delle linee guida su come poter affrontare questo rischio. Voglio dare dei numeri, come spesso facciamo, per capire l'entità del fenomeno. Parliamo di 5-8 casi ogni 100.000 neonati. Se lei considera che noi abbiamo in Italia all'incirca 400.000 nascite all'anno, si fa facilmente il conto, dobbiamo aspettarci che 20-30 neonati possano avere questo collasso postnatale. Non vuol dire che muoiono tutti, vuol dire però che il 25% di questi, quindi tra i 20 e 30, il 25%, diciamo 5-6 neonati, possono morire per questa patologia, che è una patologia che stiamo studiando, può avere cause diverse, ma che, come le dicevo, stiamo cercando di prevenire con tutti i sistemi possibili. Detto questo, che forse chiarisce un po' quali possono essere le problematiche del neonato subito dopo la nascita, cosa possiamo fare noi per venire incontro alla prevenzione di questa e di altre situazioni che si possono creare? Perché lei dice giustamente, e ci tornerò, una donna che ha avuto 17 ore di travaglio, guardi, non può essere lasciata sola con il suo bambino. Non può essere lasciata sola, assolutamente. E questo è un tema. È un tema, assolutamente. Quindi, da un lato, prevenire la possibile patologia, chiamiamola così, della transizione, cioè di un neonato che passa da un mondo a un altro e che può avere problemi, e dall'altra una mamma che, come dicevo prima, è un soggetto fragile che noi dobbiamo aiutare. Nella storia, e arrivo al Minin, che è il sottotitolo che lei giustamente ha messo, l'abbiamo visto anche nei film, ce lo ricordiamo per altre epoche, il neonato dopo il parto veniva accolto nelle nursery, cioè nei nidi, e veniva distaccato dalla mamma. Poi abbiamo capito tutti insieme, noi ginecologi, le ostetriche, che questa procedura non fa bene al neonato, non fa bene alla mamma, e quindi dobbiamo fare di tutto, e su questo siamo tutti concordi, per mantenere il neonato vicino alla mamma. Noi cominciamo già al momento del parto, se il parto è avvenuto in maniera naturale, ma addirittura certe volte anche nel taglio cesareo, noi facciamo adagiare il neonato sulla pancia della mamma, lo facciamo stare lì, non lo facciamo staccare, lo metto tra virgolette, dal corpo della mamma, e questo non solo incentiva molto l'innesco, diciamo così, e poi la prosecuzione dell'allattamento materno, che è fondamentale. Noi lo diciamo in tutte le lingue possibili e immaginabili, il latte materno è un farmaco positivo, è il meglio che il neonato può avere, quindi dobbiamo fare di tutto perché poi questa mamma sia in grado di allattare e il bambino di prendere il latte. Quindi già metterlo sulla pancia della mamma, purtroppo usiamo dei termini anglofili come lo skin to skin, ma forse è meglio dirlo pelle a pelle, mettere il neonato sulla pancia della mamma aiuta questo percorso, sia per l'allattamento materno, ma anche per quel distacco dal corpo materno, che anche per la mamma è un trauma. Ora, non voglio fare lo psicologo perché non è il mio mestiere, però è abbastanza comprensibile immaginare quanto possa essere traumatico il momento del parto per la gestante. Cambia il suo organismo, cambia la situazione familiare, si deve prendere cura di questo bambino, quindi dobbiamo fare di tutto perché l'attaccamento madre-bambino venga favorito. Ecco perché da ormai tanti anni in tutta Italia pratichiamo il rooming in. Non è una metodica per dimenticarci del neonato, per
liberarci del neonato, è tutt'altro. E anche fare perché, quello. Anche perché, professor Laforgia, mi perdoni, ma per dare completezza di informazione, fa pandan con il sleeping, che poi significa un sonno condiviso, no? Ecco, ora ma ci arriviamo. Mi faccia capire perché queste pratiche possono essere pericolose, e lo si sa, sono tra le prime cause di morte nei bambini più piccoli, e quindi la sorveglianza. Ecco, mi faccia capire perché può essere trascurata una pratica come questa. Allora, intanto facciamo una differenza tra il rooming in e il co-sleeping. Sì. Purtroppo utilizziamo termini inglesi, certo, magari certo, non conosce bene inglese e pensa siano sinonimi. Rooming in vuol dire il bambino nasce, dopo che la mamma ha finito, diciamo, il suo momento del parto, il bambino resta con la sua mamma. Dormono insieme, no? Per capirci, dormono insieme, stanno insieme, giusto? Stanno insieme, magari ha partorito il giorno, poi si spera che il neonato dorma anche quanto deve dormire, non è sempre così, ma comunque non lo distacchiamo dalla mamma. Io penso che su questo le mamme per prime sono assolutamente d'accordo, le famiglie per prime sono assolutamente d'accordo. Quindi è una pratica che noi dobbiamo incentivare. Però quella mamma non può essere sola, soprattutto se ha avuto un travaglio lungo, se è una mamma provata, se è una mamma che, diciamo, ha bisogno di riposare, quella mamma non può restare da sola col suo bambino. E veniamo al tema personale. O noi siamo in grado, e lo premetto, non siamo in grado di fornire il personale sufficiente per una sorveglianza che sia continua per le prime ore, almeno per la prima giornata, mi voglio allargare, oppure noi dobbiamo consentire che negli ospedali, insieme alla mamma, ci sia un parente, il marito, un caregiver che aiuta la mamma in questa fase estremamente delicata. Non si sfugge, perché anche l'idea di prendere il bambino e metterlo nelle nursery, come dicevo all'inizio, mica proviene la possibilità che questo bambino non abbia un collasso. Certo. A meno che non pensiamo che a tutti i bambini dobbiamo applicare degli strumenti di sorveglianza. Anche questa è cosa assolutamente impossibile. Quindi è corretto tenere il bambino con la mamma, ma è corretto che per le prime ore almeno, per la prima giornata almeno, ci sia qualcuno che aiuta questa mamma. Poi il tema che lei sollevava con l'altro termine inglese, allora diciamo, rooming è stare nella stanza insieme. Co-sleeping vuol dire dormire nello stesso letto. Sono due cose diverse. Noi dobbiamo sconsigliare di dormire nello stesso letto, perché questo vale nel primo giorno, ma vale anche quando la mamma va a casa col suo bambino, perché gli incidenti durante la notte possono capitare. Possono capire. Ti giri e schiacci il bambino. Può succedere. Quindi noi consigliamo di tenere il bambino vicino, ma consigliamo di metterlo a dormire nella culla. Ci sono anche degli strumenti per mettere la culla attaccata proprio al letto, in una sorta di continuità senza soluzione, in modo che la mamma possa mettere la mano sul bambino, toccarlo, sentire la sua presenza, ma non tra i due genitori, magari nel lettone, perché girandosi durante la notte o muovendosi, qualche cosa può compromettere poi la normale funzionalità respiratoria del bambino. Quindi professor Laforgia, mi perdoni. Allora, sotto questo profilo, ribadiamo allora, ma mi pare che lo fate anche voi come società, ma anche altre società scientifiche, che siccome si tratta di un evento appunto critico, c'è bisogno di un rinforzo di informazione anche alle famiglie sulla sicurezza del bambino durante il sonno, soprattutto quando si è a casa. Ecco, questo conviene che voi lo ribadiate con forza, oltre che metterlo poi in pratica. O sbaglio, professor Laforgia? Lei ha perfettamente ragione, e devo dire anche occasioni come queste servono per diffondere buone pratiche, per cui la ringrazio a nome della Società Italiana di Neonatologia di darci questa possibilità, così tra l'altro ascoltata e sentita. Ci proviamo anche quando noi dimettiamo i bambini dalle neonatologie, spiegando ai genitori, forse non dedichiamo tanto tempo perché poi torniamo al discorso di prima, di incombenze, di problemi, eccetera, eccetera. Però dobbiamo dare dei consigli, e forse su questo dobbiamo essere più attenti, per come gestire il neonato a casa. Se lei fa riferimento a un'altra patologia che, di cui ogni tanto si sente parlare, che è la cosiddetta morte improvvisa in culla, glielo stavo per chiedere, certo, che affligge i bambini nel primo anno di vita,
Noi come pediatri, come neonatologi, abbiamo imparato e quindi diffondiamo la pratica di non far dormire i bambini proni, ma farli dormire supini, perché si è visto dagli studi che sono stati fatti a livello internazionale da tanto tempo che questa posizione previene l'insorgenza di questa malattia, di questa patologia che si chiama SIDS o sindrome della morte improvvisa. Così come la previene evitare il fumo in casa, così come la previene, e qui bisogna fare molto lavoro ovviamente, avere delle stanze adeguate con non troppo caldo, non troppo affollate, ma lì entriamo anche in un discorso di prevenzione più generale che attiene anche alle condizioni socio-economiche in cui alcune famiglie vivono e che non sono sempre facili da risolvere. C'è sempre una relazione tra condizioni socio-economiche non ideali e rischio di patologia. Questo non ce lo possiamo dimenticare, dovremmo fare in modo che tutti abbiano le stesse condizioni, ma purtroppo non è così, l'abbiamo visto anche durante la pandemia. Quindi il consiglio di non farlo dormire nello stesso lettone, almeno per i primi 6 mesi, perché lì parliamo di bambini, di neonati, di lattanti, che non hanno ancora quei riflessi tali da potersi, come dire, svincolare da una condizione di difficoltà. Rimangono là e possono rimanere soffocati. Ripeto, non so se è quello il caso di Roma, ma è quello il caso per il quale dobbiamo evitare il co-sleeping, cioè il dormire nello stesso letto, almeno per i primi 6 mesi. Questo certo. Lo diciamo noi come società, ma lo dicono le società di tutto il mondo. Professor Laforgia, le faccio una delle ultime domande. Mi metto dalla parte di chi ci sta seguendo, e sono tanti, lei lo sa, in questo momento. Allora, la carenza che lei ha sottolineato con grande chiarezza e franchezza a livello nazionale del personale sanitario, pesantemente sofferta, va detto, anche nell'area del percorso nascita, e lei ce lo sta testimoniando. La gente a casa dice non dovrebbe essere un motivo sufficiente per giungere a ipotizzare proposte pericoli di questo tipo, no? Quindi a questo punto come si esce? Se questo è cronicizzato ormai come un problema e all'orizzonte mi pare che non ci siano slarghi di ottimismo, come se ne esce, professor Laforgia? Allora, intanto qualche lato positivo noi lo possiamo vedere. Per esempio, nel corso degli anni sono aumentate le borse di studio per gli specialisti, e parlo in generale e quindi anche nello specifico di pediatri e di ostetrici, proprio perché c'è una carenza di medici, c'è una carenza di ostetriche, c'è una carenza di personale infermieristico, che ha molte cause. Si può discutere a lungo su quali possano essere le cause. Gli stipendi magari non sono adeguati, le condizioni di lavoro non sono il massimo. Ci sono ancora purtroppo luoghi dove si nasce in assoluta insicurezza. Noi come società ci battiamo perché luoghi dove si fanno poche nascite all'anno, non solo noi come società, ma sono indicazioni anche del Ministero da tanti anni, debbano essere chiusi. Bisogna avere una concentrazione delle nascite in ospedali che, grazie alla concentrazione delle nascite e magari anche grazie alla congruità quantitativa e qualitativa del personale, noi facciamo degli sforzi anche nella formazione del personale, ovviamente, possano consentire di ridurre quei rischi. Azzerarli è impossibile. La medicina purtroppo si scontra con situazioni nelle quali l'imprevisto è sempre possibile, però una cosa è avere un rischio 10% e una cosa è avere un rischio 0,5%. Allora, se mettiamo insieme tutte queste possibilità, uno sforzo va fatto da tutti i punti di vista, a cominciare da quello che già fanno tantissimi miei colleghi e tantissime mie colleghe, di fare turni in più, di lavorare in maniera, come devo dire, senza respiro durante i propri turni, ma non è giusto che questo continui a essere in questi termini. Bisogna razionalizzare l'offerta, eventualmente chiudere laddove le risposte in termini di salute non sono adeguate. Qui si aprirebbe un discorso lunghissimo che credo non avremo la possibilità di fare, e concentrare gli sforzi in quegli ospedali con anche una verifica continua di quello che viene offerto e di quali sono i risultati che si ottengono. Questo spesso in Italia purtroppo manca. Si dà a tutti la stessa possibilità di intervenire, ma non si verifica, non si controlla se si è intervenuto bene, quali sono i tuoi problemi, quanto io ti riesco ad aiutare per superare questi problemi. Noi abbiamo il sistema sanitario pubblico più bello del mondo, perché nessuno paga una lira nel momento in cui arriva in ospedale,
però purtroppo stiamo, per una serie di problemi, riuscendo a smantellarlo, e non so quanto questo sarà di vantaggio per tutta la popolazione, è una frase retorica la mia, sicuramente sarà uno svantaggio enorme, se però non razionalizziamo l'offerta e non ci diamo da fare per incentivare quei luoghi dove si può produrre salute che devono essere messi in condizioni di farlo. Allora, professore, io la ringrazio enormemente, proprio ripeto i due sostantivi per la chiarezza e la franchezza con cui lei ha parlato. Ricordiamo che è stato con noi Nicola Raforgia, direttore del programma formativo della Società Italiana di Neonatologia, pediatra, neonatologo al Policlinico di Bari, bellissima città, ed è docente, professore ordinario di pediatria nella medesima università. Ho detto pugliese prima, non milanese. Ma ribadiamo che è l'università quella di Bari, città che amo. Pensi che addirittura io ho fatto corsi di formazione dopo la laurea in quella straordinaria città. Grazie, professore, è stato un piacere. E se avrò ancora bisogno, so a chi rivolgermi e so che lei sarà ancora disponibile. Grazie anche a lei. Grazie a lei, è stata una grande e bella opportunità per noi come neonatologi. Grazie. Buon lavoro, a presto. Grazie.